Sotto Porta Show, 26° ed ultimo appuntamento qui di questa prima stagione su Radio No Frontiere. Abbiamo il piacere di chiacchierare con Adriano Pastore di Aset News. Ciao Adriano, ben ritrovato, come stai? Perfetto, Buonasera a tutti, tutto a posto, questo ci fa enormemente. Quest'ultima gara di campionato. Beh, decisamente sì, decisamente siamo tutti belli, anche un pochettino in ansia, ma non troppo, ecco, per quanto mi riguarda. Ti presento anche il buon Ciro Caipe di Ciao napolicalcionews.it Adriano. Ciao, piacere. Ciao. E Ciao. anche ti presento Federico Mancini, co-conduttore insieme al sottoscritto di questa trasmissione. Ciao Adriano, piacere. Allora Adriano, parto subito io con la prima domanda. Allora, fra le tante distrazioni in settimana, fra Newcastle, Benitez, e dichiarazioni varie di mercato, beh, c'è l'obiettivo 3 punti con il Frosinone per assicurarsi non solo i soldi della Champions, ma è chiaramente per rinforzarsi, ecco, a partire dalla prossima stagione, no? È fondamentale la vittoria di domani che vale una stagione intera. Assolutamente sì, infatti è stata una settimana un po' strana, probabilmente una di quelle settimane che solo qua si possono vivere, nel senso che concentrarsi, come ascoltavo prima, di concentrarsi sulla gara col Frosinone, si è pensato a Newcastle, a Benitez. Io penso che forse, tra l'altro, a parte questo particolare diciamo, di concentrarsi su Rafa, credo che ci sia stata anche una strana percezione da parte dei tifosi, nel senso che quasi, se ci fate caso, si aveva la sensazione già della matematica qualificazione in Champions, Vero. quando chiaramente non è ancora così, e No. questa è una cosa, infatti il mister oggi ha fatto i dovuti scongiuri e lo ha prestato, nel senso che bisogna giocare una partita importante e bisogna vincerla. Poi dopo si può festeggiare, ma noi abbiamo questa brutta abitudine di castare vittorie ancora prima di scendere in campo, però incrociamo le dita e speriamo bene. Beh, speriamo bene, sicuramente. Io ti faccio fare anche una domanda dal nostro Federico Mancini, che sicuramente ha una curiosità per te, caro Adriano. Sì, Adriano, allora volevo sapere da te se, diciamo, visto qualche errore arbitrale un po' di troppo ai danni del Napoli, a prescindere dal fatto che la Juventus comunque ha meritato di recuperare, perché ricordiamo che le prime partite era ultima in classifica, e volevo sapere da lui se c'è quest'idea che circola, secondo cui le altre squadre debbano accontentarsi del secondo posto se le cose non cambieranno. Ecco, volevo una tua opinione in merito. Allora, diciamo che quest'anno non ho visto particolari forti arbitrali verso il Napoli, nel senso che sembra comunque la norma, però chiaramente stiamo parlando della Juventus, la squadra dei padroni d'Italia, Ecco. è sempre andata così fondamentalmente, non è che è una novità, diciamo, ci sono quei periodi un po' che magari calano un po', ma diciamo che è sempre andata così, non è una novità questa. Quindi non è che bisogna accontentarsi del secondo posto, ma bisogna fare più fatica, mettiamola così. Ma più fatica, ecco, io voglio fare un pochettino il malizioso, ma questa, diciamo, domanda me la tengo dopo che però il nostro Ciro Gaipa ti ha posto la sua domanda. Sì, Adriano, allora volevo chiederti in merito alla partita di domani con il Frosinone. Innanzitutto, secondo te, se Higuaín riuscirà a raggiungere Nordahl, ma se riuscirà anche a superarlo, perché con una tripletta, ricordiamo, potrebbe anche accadere questo. Tornando a Rafa, che ci può stare, diciamo chiaramente che stavolta, nel senso, può stare che Gonzalo possa fare appunto una tripletta. Però pensiamo a vincere 1-0 almeno, poi pensiamo al resto, cioè nel senso, appunto, di queste sono. Ci facciamo trasportare da queste cose. L'importante è la squadra vincere, boh, pensiamo a vincere appunto 1-0, poi se riusciamo a arrivare, a divertirci, a festeggiare ancora di più, meglio ancora, però cominciamo a vincere, poi Quel che verrà, verrà, siamo ecco, più avanti. diciamo. Sì, ma poi tra l'altro, tornando al discorso sempre della Champions, si parla sempre, sai, degli incassi, dei 30 milioni, dei 40 milioni, del tesoretto, di qua e di là, che purtroppo non entrano nelle nostre tasche, ma entrano No, purtroppo no. Sarebbero molto nelle tasche. comodo.
volte credo si pensa più a questo che in realtà al risultato. Io voglio vincere la partita, voglio vincere la prossima partita, quella ancora dopo, voglio vincere più partite possibili, no, ma quello che viene. Invece spesso si pensa, no, perché dobbiamo andare in giro, dobbiamo fare, perché dobbiamo incassare tutto solo, ma tanto non incassiamo noi. No, purtroppo no. Sappiamo come gestire la società, che si autofinanzia, quindi comunque ecco, questi soldi vanno bene ma non verranno mai spesi tutti e mai in certo modo, nel senso prendendo cacciato con ingaggi stato spesi, quindi si fanno solo tante chiacchiere secondo me in questo senso. Decisamente sì. Adriano, ecco la curiosità che ci avevo, che ti voglio porre, ecco, tu ti occupi di media monitoring, e in particolare per quanto riguarda la tua azienda nel settore del calcio, dello sport. La curiosità mia è questa. Ti è mai capitato qualcosa, ecco, diciamo, di strano in questo tuo lavoro, qualcosa che ti ha fatto sobbalzare dalla sedia o non lo so, ecco, insomma, qualche curiosità in merito? Sono strane le richieste da parte di certe società, ho lavorato con alcune società di Serie A. Puoi dirci quali oppure è meglio non fare nomi? Con Napoli da tanti anni, ma avanti in alto, con Atalanta, con il Schie, poi ce ne sono solo varie, quelle grosse, quelle proprio enormi no. Quindi sono settori, voglio dire, sono cose che spesso poi girano molto a nord, a pari che girano molto a nord. Però voglio dire, sono queste le squadre, alcune delle squadre con cui ho lavorato e lavoro. Le richieste a volte sono quelle più di quelle curiose, possono essere quelle sulle cose di archivio, per dirti se c'è un giornale o una firma in particolare che magari punta la società in un periodo piuttosto che in un altro, spesso magari possono chiedere, ma vedi un po' che ha scritto negli ultimi 6 mesi questo sul mio conto, ma questa è una cosa che succede in generale, non solo nel calcio, anche con le aziende che si occupano di altri settori con i quali lavoriamo, che possono essere anche dei partiti politici o aziende private. Quindi diciamo non è solo sport, chiaramente. Perché poi loro comunque ti rendi conto, diciamo, dalla comunità come impostano la comunicazione dopo queste richieste, che l'hanno basata su quello che è stato scritto contro, magari, e loro giustamente aggiustano il tiro e magari fanno operazioni, cioè chi fa le operazioni simpatia, no? Per dirti, organizzano, classica, no? Le multinazionali lo fanno, no? Magari fanno un guaio per dirti. Con un prodotto sbagliato, magari sul mercato un prodotto sbagliato che quello tirano a volte per fare l'operazione. Ecco, quindi siete preziosi in positivo e anche in negativo contro quella con determinate persone. Chiaro. Ma detto, la cosa più cruda è quella che dicono, ma anche ad oggi in particolare uno piuttosto che un altro, no? Diciamo lo stesso marketing, visto che poi lo scopri dopo qualche mese da come è imposto la loro comunicazione, diciamo, nelle aziende. Usufruiscono del nostro servizio. Senti, quindi nel tuo archivio in futuro non vedi l'ora di avere una pagina tutta dedicata al Napoli con quel famoso aspettando il terzo? Magari qualche bella una pagina l'abbiamo vista, anche se non abbiamo vinto lo scudetto, voglio dire, però già quella di Boa dove è stata emozionante, poi era Natale. Alcune parti di Champions, non è dire, sono state arrivato Cavani molto in prima pagina. Guarda caso, uno qualsiasi. Esatto, molto, molto, molto. Chiaramente il terzo sarebbe una servitosa. Magari ci dà pensiero da per tutto l'ufficio con la capito. Beh, non sarebbe male, dai. Adriano, io ti voglio ringraziare, è stato un piacere chiacchierare amabilmente con te. È stato un piacere mio che ho potuto dare un contributo alla vostra trasmissione. Forza Napoli, ci sentiamo presto. Sempre comunque, ciao, certo. Adriano. Ciao Adriano. Grazie Adriano, a presto. Buon lavoro. Ciao.